Napoli, edizione speciale a Caserta per la Scandone che intanto si sta rinnovando per l'università. Siamo insieme a Erika Ferraioli. Ciao, buonasera a tutti. Allora, com'è partecipare a questo meeting qui a Caserta, pieno di gente, di entusiasmo, calore? Tanto, sì, tanto calore, tanto tempo, veramente i bimbi, ma non solo, i bambini ti danno un sacco di calore, di stima, di affetto, quindi è bello, al di là delle gare, dell'organizzazione. Bell'organizzazione, delle gare abbastanza, diciamo, di livello, nel senso che comunque il livello è alto e quindi c'è tutto il mix giusto per sentirsi a casa e fare delle buone gare, anche se il periodo della stagione non è così. Vabbè, ci testiamo. Il nuoto italiano, atleti e spettatori anche, hanno bisogno di eventi del genere che ce ne siano sempre di più durante l'anno. Assolutamente, bisogna avvicinare comunque il pubblico a uno sport minore che è il nuoto, perché la copertura mediatica data al nuoto non è delle migliori, insomma, si vedono solo le grandi manifestazioni, però c'è tutto il movimento dietro, il pubblico ha bisogno di crescere. Anche di fare un giro per Caserta, per tutto Napoli, non lo so. Non credo, credo perché siamo proprio toccate e fuga per le gare. Però essendo di Roma comunque spero di tornare presto, almeno per andare a vedere la Reggio o qualche altra cosa, perché non sono mai stata la prima volta a Caserta. Dovrò tornare sicuramente. Va bene, ringraziamo intanto Erika Ferraioli. Grazie a voi. Da Swim for Life Magazine è tutto.